Ed eccoci. Il camper vuoto. C'è il mio cappotto. Ah, manca il tuo cappotto da prendere. Sì. Siamo un po' tristi. È brutto vedere il camper vuoto. Abbiamo finito di svuotarlo stamattina. Dobbiamo prossimamente ripulirlo, tanto non c'è fretta. Tutto vuoto. Ecco la faccia mesta di Alessia. Siamo tristi. Vabbè, il lato positivo è che questa quarantena ci permetterà di fare tanti piccoli lavoretti che vivendolo ci siamo Sì, accorte. perché era importante viverlo. Esatto. Per chi non l'aveva capito, dovete per forza partire. Vabbè, quindi vivendo No. il camper ci siamo accorte di altre cose che possiamo migliorare, modificare. E quindi in questi giorni, dopo averlo pulito, sistemato, eccetera, eccetera, abbiamo sfoderato tutti i cuscini, fatto tutto. Prossimi giorni dovremo fare qualche, oltre alle pulizie, non che fosse sporco, perché in realtà noi siamo due maniache, dovremo fare anche qualche lavoretto, però con calma. Anche qui tutto vuoto, ho lasciato giusto due cose in croce niente. È davvero triste. E vabbè. Torneremo presto, si spera. Metto vicino a te. Ciao! Lei è Elena Gatti, Herpes Gatti. Herpes Gatti, e adesso vi racconto come è uscito questo mega Herpes Gatti. Come Vabbè. potete vedere, purtroppo. Non siamo più in camper. Questo è, vabbè, un angolo del nostro appartamento vuoto, perché logicamente dovevamo Sarebbe lasciare casa in realtà a maggio, in sì, realtà. volevamo. Ormai Speravamo. per tutta questa storia i tempi si sono dovuti dilungare. Allora, siamo rientrate nella provincia di Bergamo e ora vi raccontiamo un po' il tutto. Nell'ultimo video eravamo rimaste che appunto non sapevamo se potevamo tornare, che ci saremmo informate eventualmente perché la tentazione di tornare era tanta, anche se in realtà la cosa migliore sarebbe stata rimanere dove eravamo per sicurezza, diciamo, cioè per sicurezza da coronavirus, ma la sicurezza in altri sensi non c'era Era un molto. dubbio. Cos'è successo? Martedì mattina veniamo informate Di due di cose. due cose. La prima cosa è che al di sotto di un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Santa Maria Capovetere, eccetera, in cui annunciavano la presenza Di di un un nuovo positivo. contagiato, un nuovo positivo a Santa Maria, subito la gente è partita a commentare: ecco, sono quelle due che vengono da Bergamo col camper, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la gente ha iniziato anche lì a inveire contro di noi e fa niente. La cosa, diciamo, fondamentale però che è successa, al di là di questo, è che siamo venuti a sapere che Conte, questa era l'ora di pranzo, Conte si sarebbe riunito alle 14 di martedì per un nuovo Consiglio dei Aspetta, Ministri. c'era già stato il decreto, Ah, sì. c'era già stato un decreto Che ci che impediva ci di impediva di tornare alla nostra tornare. residenza. Una nuova autocertificazione aveva, cioè la dicitura rientro al proprio domicilio o residenza era stata tolta. Tolta. Quindi sembrava, da informazioni che avevamo raccolto anche lunedì sera, che noi non potessimo tornare per questo motivo. Di conseguenza dovevamo eventualmente tornare, trovare degli altri motivi che in realtà c'erano, ci sono tuttora, quindi ora ve li raccontiamo. Quindi, quando è stato, mentre martedì mattina cercavamo un attimo di capire, ho chiamato di nuovo i carabinieri, Cercando di cercando di capire. capire un po' qualcosa, ho provato a chiamare la prefettura, risposte zero. Ho provato a chiamare diversi numeri senza ottenere nessuna risposta. Alla fine, appunto, si è scoperto che Conte si doveva riunire in un nuovo Consiglio dei Ministri per emettere un nuovo decreto ancora. Dico: no, vabbè, aspetta un attimo, perché qui se emette un altro decreto che ci limita ancora di più o magari ci allunga ulteriormente i tempi di rientro, è un casino. Il punto è che noi eravamo partite comunque con l'idea di stare in giro 3 settimane, un mese massimo. Sì, ma E avendo lasciato delle attrezzature
di lavoro a casa e del lavoro anche a casa. Cioè, tu, lei aveva qualcosa, io niente, proprio niente, niente, niente. Esatto, niente. Tu non avevi niente. Neanche il computer. Io niente. Qualcosina di lavoro me l'ero portata dietro, ma però dopo poca una roba. Settimana finisci, però la nostra idea era, ok, dalla Puglia siamo venuti a Santa Maria, stiamo un attimo fermi, cerchiamo di capire quando abbiamo bisogno di tornare, torniamo. Perché comunque... Finché c'era la certezza che sull'autocertificazione c'era scritto rientro presso la propria residenza, noi eravamo perfettamente in regola, tranquillissime. Nel momento in cui è stata tolta questa possibilità, e si parla di lunedì, di questo lunedì, di questa settimana... Sempre la notte, grazie. Sempre la sera per la mattina, grazie. Così uno riesce a fare i viaggi di 10 ore in un'ora, secondo qualcuno. C'è crollato un po' il mondo addosso, perché ho detto ok, tolta questa possibilità, adesso noi quando è che possiamo rientrare? Comunque, detto ciò, ci siamo rese conto che non potevamo aspettare ancora di rientrare, perché comunque, appunto, quel qualcosa di lavoro che possiamo fare, per farlo avevamo necessità di tornare dove avevamo lasciato l'attrezzatura. Io avevo lasciato tutti i miei hard disk qui, lei il suo computer addirittura, cioè quindi eravamo proprio sprovviste. Quindi ci mettiamo subito all'opera per capire come tornare con questa nuova autocertificazione. Quindi leggiamo il decreto. Chiamiamo qualche amico per chiedere consiglio. Amici che hanno chiamato altri amici avvocati, cioè, insomma abbiamo fatto un giro. Il carabiniere che ho chiamato di Santa Maria Capo Vetere mi ha detto testualmente: aspetti un attimo perché non ho ancora letto il decreto. Era martedì, il decreto è uscito lunedì mattina e ancora non l'hai letto? Comunque, mi richiama e mi dice, il decreto parla molto chiaro e se vuole lo può trovare anche lei online. E io le ho detto, sì, io l'ho già letto, grazie, ma la mia domanda è un po' più specifica. Cioè, io voglio sapere se le mie motivazioni di lavoro, il fatto che ho del materiale per lavorare presso la mia residenza, e oltretutto la mia residenza coincide con l'indirizzo della mia attività lavorativa, se questa può essere una motivazione, un'esigenza lavorativa valida. Ma io cosa le devo dire? Alla fine arrangiatevi un po' ad interpretare, perché non è che noi possiamo dare interpretazioni di tutto. Se lei ritiene la sua motivazione valida, allora stampi la certificazione e parta. Comunque ci dovevamo arrangiare. E allora ho detto, vabbè, allora parto. Oltretutto, tra le motivazioni ci sono anche situazioni di emergenza, che può essere interpretato in ogni modo. Per noi il fatto di aver ricevuto delle minacce e continue segnalazioni era una situazione di emergenza. Al di là del fatto che tua madre non stava bene. Al di là del fatto che mia madre non stava bene, no. Oltretutto. Poi, fortunatamente. Però, mia mamma sta bene, cioè è migliorata. E quindi niente, alla fine di tutta furia ci siamo preparate per metterci in viaggio, perché era dopo pranzo, quindi erano le 2. Sì, siamo partite alle 4:15. Erano le 2 quando abbiamo preso la decisione di partire, quindi ho chiamato mia mamma per dirle e mio padre per informarli e abbiamo chiesto di venirci a prendere perché a casa di mia madre avevamo lasciato le nostre bellissime biciclette. Esatto, perché per sicurezza le abbiamo lasciate nel garage di casa di sua madre, perché dietro al camper... Non abbiamo il garage nel camper, quindi ok che erano lucchettate in tutti i modi possibili e immaginabili. Vabbè, non potendole neanche usare, mi sembrava più giusto riporle in un luogo un po' più sicuro. Esatto. E quindi mia madre è arrivata, abbiamo aspettato mio padre che è venuto con mio fratello. Loro hanno controllato il camper e noi siamo andate a prendere le biciclette. Prese le biciclette, siamo ritornate al camper. Abbiamo caricato tutto. Ci hanno aiutato a caricarli. Abbiamo sistemato tutto il camper per la partenza, quindi mettere tutte le cose nei vari ripiani, eccetera, eccetera. E nel frattempo, comunque... Cioè, da dire che mio padre, mio fratello, mia mamma... E tutti a distanza. Cerchiamo di salutarci, insomma, soprattutto lei, sono parenti suoi e voleva giustamente salutarli. Buona Terrona, sono un po' più legata alla famiglia. E il tempo dei saluti non c'è stato. No. Per quale motivo? Perché hanno fatto le segnalazioni che c'era un assembramento. 3 segnalazioni e sono arrivate 2 pattuglie, perché evidentemente siamo delle criminali così pericolose che servono 2 pattuglie. E quando è arrivata la prima pattuglia era il vigile urbano, ex collega di mio padre, che era venuto il primo giorno. E quindi
quando è arrivata ha detto evitiamo assembramenti, ho detto no, guarda, io li sto salutando perché ce ne andiamo. E lui ha detto come ve ne andate? Sì, torniamo a Bergamo. Cioè, ha detto dove tornate? E noi abbiamo detto Bergamo, lui si è molto dispiaciuto perché comunque lo sanno tutti che qui non è una zona molto, cioè è una zona a rischio. E niente, si era dispiaciuto e io sinceramente sono stata malissimo perché ci siamo sentite due ladre che scappavano quando non facevamo nulla di male. Né arrestare né a tornare. Esatto, Non alla è, fine non no, è, dici. no, niente, non è bello sentirsi così, non è bello partire in quel modo. Boh, sembrava che stesse arrivando il bombardamento e tu dovevi andarti a riparare, scappare il più lontano E possibile. soprattutto non è bello non riuscire a salutare la propria No. famiglia perché la gente segnala per l'ennesima volta. Tre segnalazioni in 20 minuti abbiamo calcolato. Alla fine siamo partite, erano le 4 e un quarto, siamo entrate al casello di Santa Maria Capua Vetere, che dista 1 chilometro o poco più dall'area camper dove eravamo, e abbiamo fatto tutta autostrada fino a Caravaggio, che è il casello più vicino a casa nostra, che dista 3 chilometri e mezzo. Sì. Quindi un totale forse di 5 Non ci chilometri di siamo strade nemmeno urbane. fermate per mangiare. Allora, nel tragitto, il No. tragitto com'è andato? A parte che non abbiamo avuto controlli né al casello di ingresso né al casello di uscita né durante il tragitto, non abbiamo incontrato nessun Nessuno. controllo. Noi ovviamente volevamo fare una tirata perché comunque non volevamo stare in giro. Diciamo che non ci sentivamo sicure perché, data l'incompetenza delle forze dell'ordine nel darci Informazioni. informazioni, io non mi sentivo sicura di quello che stavo facendo. Cioè, io lo sapevo che stavo tornando a casa per necessità, noi lo sapevamo che avevamo bisogno di tornare, però, visto che erano motivi che non potevamo comprovare, avevo il terrore, la paura che se ci avessero fermato, Saremmo state nel torto. poteva essere che eravamo nel torto, da come ci hanno detto, da come chi ha detto, chi non ha detto, Non vabbè, ci è capito l'incompetenza. niente, come al solito. E quindi. E quindi praticamente abbiamo deciso di fare un viaggio tutto lungo. Ovviamente ci siamo dovute fermare una volta per far scendere Jack, Far fare una pipì. mangiare. Abbiamo fatto mangiare cane e gatto. Noi non abbiamo nemmeno No, mangiato, ci siamo tagliate 2 fette di pane e le che abbiamo ringrazio mio mangiate. padre, ci aveva portato la Esatto. mattina, era venuto per portarci questo E ci pane. siamo messe a mangiare mentre io guidavo questo pane, basta, pane e due tocchetti di cioccolato. Questa è stata la nostra cena. Sono io da sola scesa dal camper solo ed esclusivamente per far fare la pipì al cane. E poi E poi per rifornimento. fare rifornimento, che volevo fare sempre nella stessa occasione in cui ho fatto fare la pipì al cane, ma tanto bene ho trovato l'autogrill in cui non funzionava il self-service della pompa del gasolio. Vabbè, quindi mi sono dovuta fermare più avanti sull'Appennino dove abbiamo Dove trovato la neve, neve? che Perché nel nostro giustamente viaggio non poteva mancare anche quella. la neve al 23, 24 di marzo, 24? Non so Sì, che giorno 24 di sia. marzo, vabbè. Quindi questo, sono state 10 ore di viaggio Incubo. ininterrotto, un incubo. Come ho già detto, non abbiamo incontrato controlli per fortuna a questo punto, Ma non dato che. avevo qualche dubbio, perché comunque il problema è delle persone che sono al nord che scendono al sud. Sì. Chi vuoi che si ponga il problema di un masochista che dal sud se ne viene in Lombardia? Esattamente. Infatti, le pattuglie che abbiamo incrociato erano tutte nella direzione opposta e ne abbiamo incrociate un po', una decina Un forse, pochino un sì, pochino sì, ma però nella direzione da sud a solo nord una volta l'autogrill una siamo ferma all'autogrill, passate. sì, noi abbiamo passato l'autogrill e basta, però cioè 10 ore di viaggio con l'ansia, noi comunque abbiamo fatto quello che era giusto fare, non abbiamo avuto rapporti con nessuno e ci siamo fermate solo in queste 2 occasioni e basta e siamo rientrate a casa, quindi da qui ovviamente non ci siamo mosse né abbiamo intenzione di muoverci se non per la spesa tra Che un paio abbiamo di fatto giorni. il 19. Ah, Stiamo sì, andando avanti con la spesa del 19. esatto. E quindi niente, quando siamo tornate eravamo stremate, cioè non siamo manco scese al camper, abbiamo messo il camper dentro al cancello.
abbiamo dormito direttamente in camper, cioè proprio morte. I 2 giorni precedenti li abbiamo utilizzati per svuotare il camper ed è stata una cosa tristissima. E per dare una sistemata, Sai che una non mi pulita ricordo a niente. casa, abbiamo fatto questo. Cioè, ragazzi, questa quarantena no, è un Abbiamo perso la limbo. cognizione Io del non capisco tempo. più un ca. Sì, comunque sì, abbiamo svuotato il camper, abbiamo fatto un po' di Sì. pulizie, fatto 3.000 lavatrici, sistemato le cose. Ora casa è sistemata e pulita, dopo che abbiamo svuotato appunto il camper, dovremmo pulirlo e basta, questo è. E poi Mi manca la nostra vita riprenderemo. in camper. Eh sì, ci manca. Infatti ho fatto un video prima che vi metto qui del camper vuoto e è un po' brutto. Non sappiamo purtroppo il nostro progetto di trasferirci in camper. Quando si potrà realizzare, però Sì. io dico una cosa, se la nostra prima, cioè il nostro primo concreto viaggio è stato fatto in un periodo di pandemia, Possiamo affrontare tutto. possiamo vivere in camper. Possiamo. Vabbè, il progetto era quello di trasferirci già a maggio, in realtà volevamo anticipare i tempi rispetto a quanto preventivato che doveva essere per ottobre, ma mi sa che invece rimarrà per ottobre. Non lo sappiamo Non lo ancora, sappiamo, eh? vediamo Dipende come si come evolve la cosa, andrà. Cioè, perché... se questa pandemia finirà presto, c'è la possibilità, ma ragazzi, cioè vendere le cose di Ecco, casa, esatto. come fai? Il Cioè. problema nostro è che appunto avremmo dovuto utilizzare, diciamo, marzo, aprile soprattutto per finire di vendere le cose in casa. Abbiamo ancora davvero Cioè, se anche tanta roba. se volessi anche spedire qualcosa, neanche quello Non puoi puoi fare, spedire e cioè. quindi siamo bloccate, non possiamo fare i mercatini, non possiamo fare niente. Niente, E è un quindi disastro. siamo bloccate e di conseguenza non sappiamo quando potremo ritornare ad abitare il nostro camper. Nel frattempo, però, la cosa positiva è che possiamo approfittare di questo tempo, non solo perché ora finalmente siamo a casa e abbiamo possibilità di portare avanti i nostri rispettivi lavori, per quanto limitatamente, ma possiamo dedicarci a fare altri piccoli lavoretti sul camper, perché vivendolo ci siamo accorte che magari altre piccole migliorie, piccole cose si possono fare. Devo riparare, se riesco a farlo io, altrimenti dovremmo aspettare anche lì di nuovo il boiler, perché di nuovo... C'è una C'è una perdita. perdita di gas, molto probabilmente a seguito di una, vorrei Enorme chiamarla buca, ma è voragine. una voragine, sì, per le strade di Santa Maria Capua Vetere, cioè quell'unico Cavolo. chilometro che abbiamo fatto per raggiungere l'autostrada. E poi che altro? Vabbè, altre piccolezze, piccole cose che col tempo vedremo. Comunque, nel frattempo, in questa quarantena, abbiamo deciso che continueremo a curare il canale, a fare un po' di video. Ci dispiace che non saranno tutti magari ambientati in camper per ovvi motivi, perché ormai siamo in appartamento, anche se magari potremmo ambientarli anche in camper, Sì, farvi sì. vedere Io quello che stiamo facendo, insomma, spero piccoli di riuscire a lavoretti, fare tante cose. cose. E basta, questo è. Quindi ci impegneremo a tenervi un pochino impegnati se vorrete ancora vedere le nostre facce. E no, Il suo herpes. il mio herpes che è grande come tutta la mia faccia. Perché tanto, giusto che dovrebbe essere un virus, herpes. Sì, sì, un In altro tema di virus. virus. Vabbè, questo è. Basta, ci siamo dilungate troppo e ci vediamo nel prossimo video. Non sappiamo ancora quando, ma in questi giorni magari faremo il video di presentazione degli animali. L'abbiamo promesso, è Ah un sacco, sì, un secolo che l'abbiamo sì. promesso, quindi lo facciamo. Quindi. Quindi vi auguriamo, vi salutiamo augurandovi buona ottantena, perché ormai sta quarantena non Ottantena. finisce più. Quindi buona ena, Ena, non Ena. si sa quanto. Ciao. Senti, 2 giorni? 2 giorni? Questo è il secondo giorno, il terzo giorno. È il secondo. È il secondo. Vabbè, comunque, tra ieri e oggi è stato un po' di recupero. No, oggi è il terzo giorno. Non Scusa, abbiamo recuperato un oggi che cazzo. giorno è? Venerdì, noi siamo rientrate mercoledì. Ah, c'hai ragione tu, è il secondo giorno. Ma siamo rientrate No, martedì. martedì, è vero, vedi, quindi ho ragione io, il terzo giorno, vabbè, taglio tutto qua. Oddio. Vabbè.
avevo niente per me. Questa era una delle cose che avevamo dimenticato. Sì.